da me e da Lillo. Ciao! Distanziati, infreddoliti, ma prontissimi per questa comparativa Yamaha MT-07 Triumph Trident 660. Due entry level che chiamare entry level è assolutamente riduttivo, perché la Yamaha terza generazione, una moto che è diventata matura, finita e rifinita. La Trident, un modello nuovo, ma comunque con delle basi importanti che adesso il nostro Lillo ci andrà a raccontare. Partiamo dal colpo d'occhio. Allora, una premessa. Sono due entry level, ma possono interessare anche chi vuole invece scendere un po' di categoria, perché dopo averle guidate entrambe posso affermare che sono molto divertenti, molto facili, ed è questa facilità di guida, questa, insomma, prendi e vai, con dei motori con una potenza giusta, per cui potrebbe essere anche un modo per iniziare a guidare qualcosa di meno impegnativo rispetto alla classica naked super potente. Due moto dello stesso segmento più o meno che abbiamo messo appunto in comparativa, ma totalmente diverse per quanto riguarda lo stile. Sono due concetti diversi per una categoria simile, cioè paragonabile assolutamente. La Triumph ha dei richiami di design con la Triumph Trident degli anni 60. Rodolfo Frascoli si è divertito a riaggiornare questi concetti e a inserirli in qualche maniera in questa moto, e infatti ci sono dei richiami molto classici. Questi che venivano chiamati, io le chiamo le orecchie perché mi sembrano due orecchie, alla fine sono due inserti, qui sono di plastica, che richiamano proprio la Trident degli anni 60. E il design in generale, anche questa scritta Triumph sul serbatoio, molto bella, è una moto che riesce a fare coesistere tradizione e invece modernità. Invece la tua invece spara la Yamaha zero. È proprio una giapponesona, robottona. Tra l'altro la mia in questo caso è particolarmente kittata perché ho il cupolino, che secondo me fa tanto, perché avendo questo frontale molto, molto particolare che non a tutti è piaciuto, secondo me basta questo accessorio e già cambia faccia. Comunque è tutta nuova, fari full LED, ridisegnato completamente anche il serbatoio. Ho la Krapovic. L'ho sentita. Abbiamo il manubrio più largo, la sella più stretta, quindi un'impostazione di guida un po' rivista rispetto al modello precedente, ma è sempre lei, è sempre l'MT-07. Qui il modello precedente non c'è nulla, però anch'io ho dei bei particolari, perché anch'io ho un bel gruppo ottico che richiama addirittura la forma della strumentazione, e un gruppo ottico tutto, anche qui tutto a LED, molto bello, e io però ho il vantaggio che ho anche una bella strumentazione TFT. Io ho una strumentazione tradizionale ma comunque rinnovata, molto larga e molto ben leggibile. L'unica cosa, l'unica pecca che ho trovato veramente a questa MT-07, soprattutto per quanto riguarda qui il ponte di comando, che invece è molto bello con i comandi remoti della strumentazione, è la chiave, il blocchetto qui, che non è proprio agevolissimo andare a inzicare la chiave. Io ho avuto anche dei problemi con le frecce, con gli indicatori di direzione e il clacson, ogni sono tanto piccolini, ho suonato. Piccolini, è tutto molto compatto, piccolino, tutto molto vicino, è vero, però sicuramente facendoci un po' di abitudine. Qui invece sinceramente trovo che ci sia molto ordine, spazio per manovrare. Oltretutto noi abbiamo anche due diciamo una cosa in più, perché la Triumph, la Trident 660 ha anche i comandi per il riding mode e per il controllo di trazione, per cui c'è un leggero vantaggio da questo punto di vista rispetto io alla MT-07. Non ho controllo di trazione, non ho mappature, la classica moto ignorante. Esatto, cavoli tuoi. Nel senso più buono del termine. Invece, senti, propulsore, andiamo al cuore. Propulsore, in questo caso abbiamo due esempi, come affrontare un entry level. Qui abbiamo un tre cilindri bellissimo, io adoro i tre cilindri, per cui sono innamorato di questo tipo di motorizzazione. In questo caso abbiamo un motore che è stato derivato, ricordo quando abbiamo fatto la presentazione ci hanno spiegato che è stato preso il motore della Street Triple S, per cui la versione depotenziata. In questo caso 67 modifiche, mi raccomando, non 70, 67 modifiche, è stato aggiornato, ci sono 81 cavalli, bellissimi, sempre disponibili, una bella coppia col vantaggio di avere già da 3.000 giri, 3-4.000 giri, hai già il 90% della coppia disponibile, per cui un motore piacevolissimo da utilizzare, soprattutto su queste strade nel misto. Qui siamo vicino alla Val Trebbia, anzi siamo in Val Trebbia. Siamo in Val Trebbia, per cui divertentissimo su queste strade. Tu che cos'hai? Divertentissimo anche il mio Crossplane CP2 di Yamaha, bicilindrico, 690
90cc, 73,4 cavalli, ha perso qualcosina con l'arrivo dell'Euro 5, ma ne ha guadagnato in erogazione della coppia. Il motore è ancora più piacevole di prima. Anche questo motore bellissimo anche da vedere, tra l'altro questa colorazione graffite fa molto Dark Side of Japan, come ci insegnano in Yamaha. E 67 Nm di coppia, quindi godibilissima la moto, stragodibile. Senti, poi tra l'altro una cosa, adesso mettendole una di fianco all'altra, la cosa che si nota è che sono entrambe fatte molto bene. Difficile, cioè non c'è un particolare che stoni o che stia male. Le plastiche sono entrambe, mi sembrano, di qualità, sì. Gli accoppiamenti altrettanto, le verniciature sono ben eseguite. Non ci sono cavi, cavetti, no, le trovo anche, tutte molto ordinate. Anche l'MT è molto migliorata, esatto, nella parte frontale non ci sono cavi esageratamente in vista. Oh, senti, sono due moto che per essere delle entry level appunto sono... Sono entry level top di gamma. Esatto, esatto. Per quello che ti dicevo termine. Il discorso che anche chi magari viene dall'alto potrebbe dare, sì, un'occhiata. Motociclista, il classico motociclista, esatto, di ritorno. Esatto, un motociclista di ritorno ci potrebbe stare. E invece per quanto riguarda la ciclistica? Allora, ciclistica. Allora, hai da raccontare. Io quando l'ho provata qualche mese fa a Tenerife, su strade anche più veloci di quelle che abbiamo percorso oggi, mi ho divertito tantissimo. Si sa adattare sia appunto al veloce sia al misto stretto. È una moto veramente duttile. E la ciclistica è molto semplice, ci sono delle sospensioni non regolabili, ma se non per il precarico molla del monoammortizzatore, ma la risposta è sempre molto easy, non ti mette mai in difficoltà, anche l'impianto frenante è abbastanza potente, qui abbiamo due dischi da 310 con pinze Nissin. Bel discone. Esatto, due bei disconi con delle pinze senza l'attacco radiale, ma non ce n'è bisogno. La risposta è sempre molto lineare, non ti mette mai in difficoltà. Nel caso c'è sempre un bel ABS che funziona molto bene e come dicevo prima c'è anche un vantaggio del traction. In ogni caso, grande grip garantito dalla gommatura, i Michelin Pilot Road 5 che vedo che sono anche sono presenti anche sulla tua moto. Sì. Insomma, la Trident 660 è una moto davvero facile, un comportamento sempre molto trasparente. E la tua invece come si comporta? Posso dire lo stesso, tra l'altro è stato corretto anche quel problemino, passami, se ti ricordi il modello precedente era un po' morbido e seduto di sospensioni. È comunque molto confortevole e morbida, però ha una progressione delle sospensioni tale per cui quando guidi un po' più forte ti sta dietro. Sai che cosa notavo? Notavo che però, scendendo da questa e salendo su quella, le pedane sono ancora un filo avanzate per i miei gusti. Io invece la trovo comodissima, perché essendo una moto che è pensata per essere guidata quotidianamente, perché tu sei uno smanettone, sempre così, invece è stracomoda, secondo me è angolata benissimo, il manubrio un po' più largo, tra l'altro vicino, cioè tutto vicino, e comunque io stavo parlando delle sospensioni. Me ne vado. L'MT07, ci tenevo a sottolineare, è regolabile anche l'estensione del mono, non solo per il cui precarico già... della molla. Ok. Però tu hai una forcella a steli rovesciati, io ne ho una di tipo tradizionale. Sì, però sono quei particolari che secondo me in questa categoria non fanno proprio la differenza, perché una steli tradizionale che funziona bene è al pari di una steli rovesciati, in questo caso di questa Showa. Per cui è confermato l'aspetto che caratterizza tutta la famiglia dell'MT, cioè sono delle fan bike, no? È una fan bike, ma mi è piaciuta molto perché l'ho utilizzata anche in città, pavé, traffico, svicolare tra le auto, la utilizzi veramente come uno scooter. Poi fuori città è una fan bike. No, è una fan bike, io l'ho provata anche nel misto, mi sono alternato alla guida delle due e sinceramente ho trovato quella davvero guizzante. Questa è un po' più... come si può dire, un po' più presente sulla strada, ma anche come dimensioni, non lo so, ti dà quell'idea di... Sono molto diverse. Sono molto diverse, si presentano simili, ma sono... un po' più di allungo. E invece per quanto riguarda il passeggero? Il passeggero qua non ha tantissimo spazio, però può contare su una sella comoda. Forse ha un leggero vantaggio rispetto alla tua. Sì, anche qui. No, beh, secondo me... dopo proviamo. Senti, Crima. Veniamo al veniamo al succo. Quanto costa la tua? 6.999 euro franco concessionario, l'MT07. 999, mi raccomando.
Qui ci vogliono un po' di euro in più, perché qui siamo a 8.195 euro. E poi tra l'altro una cosa che io sinceramente metterei su questa moto è un accessorio che a me piace tantissimo, che è il Quick Shift, è disponibile e sinceramente farei questo investimento. Però diciamo che sono due prezzi allineati, nel senso che questa ha una dotazione magari un po' più ricca dal punto di vista dell'elettronica, sì. Riding mode, traction control. Anche qualche cavallino in più, sono quasi 10 cavalli in più. Comunque. Sì, però dai, abbiamo visto che sui tracciati che dovrebbero percorrere, non dico tutti i giorni, però su cui possono esprimersi al meglio, quei 10 cavalli non fanno tanta differenza, anche perché quel motore lì è bellissimo, perché è molto ricco di coppia. Da subito tutto, è molto divertente. Per cui una differenza di prezzo che può essere giustificata appunto da un po' più di elettronica della mia Trident 660, però sono due prezzi assolutamente in linea e onesti. Per quanto riguarda gli accessori, invece, dato che io ne ho un po' montati, volevo farli notare. Abbiamo già parlato del cupolino, poi abbiamo gli adesivi qui che ci danno un po' più di grip sul serbatoio, le frecce, il portatarga e il bellissimo scarico a Krapovic dedicato, loggato MT07. Senti, che io avrei però una proposta adesso, perché visto quello che c'è alle spalle... Sì, decisamente io prenderei e brutto. Vamos. Visto che fa già freddo, se becchiamo anche l'acqua, cioè è un disastro. Ragazzi, noi vi salutiamo, è stato bellissimo, ma qui... Non è più bellissimo. Non è più bellissimo, per cui vi salutiamo, mi raccomando. Commentate, seguiteci. Commenti, dubbi, perplessità e social di moto.it. Ciao a tutti! Alla prossima!